Nelle nostre località si ammirano monumenti, si ammirano bellezze paesaggistiche. Qua a Rocca di Neto, come del resto in qualche altra parte della provincia di Crotone o forse della Calabria, possiamo ammirare un cumulo di immondizia. Ecco, questo è uno spettacolo indecoroso. Adesso ci sono state le elezioni regionali e la palla rimbalza da un tavolo istituzionale all'altro. Però chi ci va di mezzo sono i cittadini che devono convivere con i fumi, come potete vedere benissimo dalle immagini, di chi intelligentemente ha provocato mettendo fuoco alle immondizie. Però il discorso è a monte. Perché a monte? Perché qua a Rocca di Neto si è pensato bene di convogliare tutti i rifiuti verso un unico posto, che sarebbe il famoso luogo dove si dovrebbe praticare lo sport, dove tanti giovani di scuola calcio, tanti bambini giocano. Però vedete, ecco, i bambini giocano in mezzo ai fumi, in mezzo alla sporcizia, in mezzo all'immondizia. Quindi questo non è altro che un pericolo per l'incolumità pubblica, nello stesso tempo è un pericolo per la salute, prima dei bambini e poi dei cittadini, soprattutto per chi abita da queste zone. Infatti molti abitanti di queste zone sono costretti a chiudere le finestre perché non possono respirare questi odori acri. E naturalmente abbiamo raccolto tante di quelle lamentele. Tra queste lamentele ve n'è una molto particolare, molto significativa, che riguarda un abitante che si trova nei pressi di questa discarica. Un abitante che mostra, con tutta la sua rabbia, mostra la documentazione perché ha dato sfogo ai suoi, alle sue lamentele mediante raccomandate all'ASP di Crotone, alla Prefettura di Crotone e a tutti gli organi istituzionali. Allora, noi parliamo col signor Cosimo Vincenzo. Allora, signor Cosimo Vincenzo, lei abita da queste parti, che cosa potrebbe dirci in merito a questo obbrobrio, a questo scenario di inciviltà? Intanto io dico che questo obbrobrio esiste da oltre 2 anni sotto la totale indifferenza di tutte le istituzioni. Tant'è che chi parla, il 15 settembre, così come posso dimostrare, sono stato ricoverato in ospedale con un edema polmonare grave. 15 settembre. Il 14 di agosto però il sottoscritto si è rivolto direttamente con una lettera scritta protocollata agli uffici dell'ASL di Crotone chiedendo un intervento al settore ambientale per mettere fine a questo obbrobrio. Quali sono stati i risultati? I risultati zero. Il 27 settembre, dopo l'uscita dall'ospedale, siccome questo obbrobrio continuava, il sottoscritto con una lettera inviata all'ASL di Crotone il 24 settembre ed una raccomandata alla prefettura di Crotone denunciava quanto già in precedenza comunicato. Risultati zero. Il 29 di settembre, oggi, dopo 4 mesi sotto la totale indifferenza, 29 novembre, oggi, sotto la totale indifferenza di tutti, ecco l'obbrobrio. Io non ci sto più. Allora, non sto bene, e non posso stare qui. Allora, signor Delfino, signor Cosimo, quali sono le sue patologie? Io soffro di edema polmonare. Io ho avuto un edema polmonare e sono ammalato di cuore. E allora, attraverso la nostra telecamera, visto e considerato che si fa anche portavoce dei cittadini di Rocca di Neto, dica quello che pensa. Io invito solo i miei compaesani, i miei concittadini a fare quello che sto facendo io, perché non ne possiamo più, perché io ritengo che qua c'è una bomba a mano, questa è una bomba che certamente ucciderà tutti.
ecco, una bomba, ma una bomba ecologica. Come vediamo dalle immagini, le fiamme cominciano a propagarsi e nello stesso tempo si stanno vedendo dei fumi abbastanza nocivi. D'altronde, come potete vedere bene dalle immagini, sopra di qua c'è una collinetta dove abitano numerose famiglie. Ecco, questi cittadini ci hanno segnalato il loro disagio, il loro disappunto, la loro rabbia, perché sono costretti tutto il giorno a chiudere le finestre per non respirare questi fumi. Quindi un appello alle istituzioni, un appello a chi ci ascolta, affinché si possa, cominciando dagli organi della nuova regione, nuova provincia, abbiamo tutto nuovo, anche quelli del comune, che si diano da fare, perché qua la cosa è insostenibile. Prima che scoppia qualcosa di serio, prima che si arrivi a qualche malattia pesante, e prendiamo i provvedimenti. Prevenire è meglio che curare. Sindaco, emergenza rifiuti, telenovela. Diciamo che ancora continua, qua la gente, insomma, gradirebbe una giustificazione su questo. Io me ne posso solo rammaricare. C'è un'ordinanza di più di un mese fa dove vengono impegnati soldi degli stipendi degli amministratori per bonificare questa area. Gli atti sono al comune, sono stati fatti in un periodo non sospetto. I rifiuti è la zona meno antropizzata, questa del paese, ed è giusto che qui collochiamo i cassonetti, non possiamo collocarli oltre. Se ci bloccano il conferimento, se ci fanno scaricare due volte al mese, io posso essere solo un parafulmine in questo momento, ma non ho alcuna responsabilità in proposito. Però questo fatto di incendiare, questo ci vorrebbe più controllo. Ci vorrebbe più controllo, sono d'accordo, ma ho una pianta organica di appena 16 dipendenti, due vigili urbani soltanto di ruolo, una lotta dialettica con Roma per assumere più persone, ma non te li fanno assumere. Io penso di aver ottenuto dai miei dipendenti e dai miei collaboratori il massimo, li ho fatti lavorare quando è stato necessario anche di notte e non mi hanno detto mai di no. Ho 100 varchi sul fiume Neto da controllare, perché molte volte vanno anche lì a collocare i rifiuti ed è ancora più pericoloso per le falde acquifere. Ribadisco, questa è la zona meno antropizzata del paese, qui non abbiamo molte case, non c'è un centro abitato, ci sono gli impianti sportivi e abbiamo ritenuto per opportunità di collocare qui più cassonetti per un semplice motivo, perché l'area che vedete alle mie spalle deve essere tutta restaurata e ristrutturata a nuovo. Abbiamo fruito di un finanziamento in proposito, è stato già vinto l'appalto da una ditta, quindi a breve inizieranno i lavori sull'ex mattatoio e bonificheremo anche questa area.